Siamo lodati Gesù e Maria. Questa 27ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, ha come tema la vigna e i vignaioli e purtroppo l'esito non buono del lavoro, chiaramente metaforico, fatto da alcuni inviati di Dio, sia nell'Antico, come dice il profeta Isaia, che nel Nuovo Testamento, per lavorare un po' al suo popolo. Gli esiti sono abbastanza drammatici. Ora dobbiamo cercare di decodificare le immagini per comprendere il messaggio che il Signore vuole donarci. Un input ce lo dà il ritornello del Salmo responsoriale che l'abbiamo tenuto insieme, no? Abbiamo detto la vigna del Signore è il suo popolo. Chi è il popolo di Dio oggi? La Chiesa. Quindi, vigna cosa significa? Voi capite? C'è subito una prima differenza, che la vigna è una pianta, capite? La pianta, se qualcuno ci si mette a lavorarci sopra, se la cura, se uno è bravo a curare una vigna, sicuramente produrrà vino buono, giusto? Però quando il parola della vigna è fatto agli esseri umani, c'è un problema. Che se anche c'è qualcuno che li cura gli esseri umani, bisogna vedere se gli esseri umani si fanno curare. Non dipende soltanto dall'arte del vignaiolo, ma dipende anche dalla docilità della vigna, capite? Quindi come cura Dio, diciamo, in generale il suo popolo? L'ho sempre fatto in passato, ricordo, gli ha dato i suoi comandamenti, gli ha dato la rivelazione, abbiamo il catechismo, ci ha dato i sacramenti e ha dato due forme, diciamo così, di cura personalizzata attraverso persone visibili, cioè del suo popolo. Una è istituzionale. D'accordo? Quali sono le figure istituzionali preposte alla cura del popolo di Dio? A vari livelli. Un altro di tutti è il Papa, che ha cura di tutta la vigna, poi c'è il Vescovo, che ha cura di una porzione di vigna, che è la diocesi, poi c'è il rappresentante del Vescovo, che è il parroco, che ha cura della più piccola organizzazione della vigna, che è la parrocchia. D'accordo? Quindi, bisogna vedere, il popolo di Dio si fa guidare dal Papa, guidare dal Vescovo, guidare dal Parroco, perché tutti i membri del popolo di Dio hanno questi tre punti di riferimento gerarchici. Poi il Signore nella sua misericordia a volte ci dà le ore ancora più grandi. Che succede? Ci manda un po' di santi, giusto? Una grande grazia. Dentro questa chiesa, se vi leggete quel fogliettino che sta lì a fianco ai cartelli, questa c'è avuto la grazia di essere visitata da santi con la S maiuscola, che hanno predicato ovviamente tempo e degnamente, apostolo io e apostolo tutti quanti i parroci sono stati qui. C'è stato a pensare San Bernardino da Siena, un fuori classe di mia categoria, mio grande omonimo San Donato da Porto Maurizio, un grandissimo santo francescano. C'è stato, non ricordo male, San Vincenzo Pallotti, San Gaspare del Bufalo, il diffusore del punto al sangue di Cristo, e sarà molto contento che Donato distribuisce la comunione sotto le due specie. Lui era devotissimo del sangue di Gesù come espressione della carità. Quindi questi sono gli ambiti con cui il Signore ci manda le cure. Solo bisogna vedere che facciamo, che dice il profeta Isaia. Io mi aspettavo di trovare il vino, ma ho trovato un'uva selvatica, adesso vediamo che ci sta. E qui nel Nuovo Testamento dice: gli ho mandato il profeta, gli ho mandato Tizio, che era sempronico, però non gli sta bene per un motivo, quello per un altro motivo, quello per un altro motivo, non l'ha bastonato, l'ha ammazzato, ha fatto questo e quell'altro, capite? Sono immagini metaforiche che fanno comprendere il rifiuto che si ha da parte della superbia. Attenzione, superbia che si trova non in quelli che sono fuori del popolo di Dio, perché parla della vigna, ma in quelli che stanno dentro. Perché c'è gente che sta dentro la Chiesa e che ha una superbia, un'arroganza da fare invidia a quelli che stanno fuori del popolo di Dio. Questo dobbiamo dircelo, non per niente San Giovanni Paolo II nel 2000 ha chiesto perdono non per i peccati della Chiesa o santo di Dio, ma di alcuni membri della Chiesa di tutte le classi che danno scandalo, perché chi li vede dice: se devo diventare così io me ne vado altrove, capite? Tutti quanti dobbiamo farci la famiglia di coscienza. Che cos'è il vino? E invece l'uva selvatica, io non sono un mangiatore di uva, mi hanno detto che se uno si mangia l'uva selvatica proprio non riesce, cioè proprio c'è stata una cosa in bocca che ti fa proprio venire volta a stomaco. Voi sapete che nella tradizione della Chiesa il vino, non per niente Gesù ha scelto il vino per trasformarlo in cosa? Nel suo sangue. E che cos'è il sangue di Cristo? È la
dimostrazione viva dell'infinita carità di Dio. D'accordo? Gesù ci ha amato fino a versare il suo sangue. Quindi che cos'è il vino che Dio si aspetta da noi? Lo dicevo anche ieri, è una cosa che si chiama carità. Carità significa un amore verso Dio totale, amare il Signore Dio con tutto te stesso, è percepibile da tutto. Certo, l'amore di Dio è un fatto principalmente interiore, ma se tu ami Dio si vede subito anche dall'esteriore, si vede dallo sguardo che hai e si vede soprattutto poi dai modi che hai, cioè dalla carità fraterna che hai. Dei modi villani, sgarbati, scortesi, che non hanno nulla a che fare con la bontà della vigna, quindi con la dolcezza, con l'amore, con l'affabilità, con l'amabilità, non hanno niente a che fare con la vita cristiana. Capite? Io ho avuto un caro vecchio padre spirituale, un gesuita, padre Urbano Navarrete, buon animo, adesso è morto, poi è diventato cardinale della Santa Romana Chiesa. Sapete che mi diceva? Anche qui dobbiamo fare il sacro processo di quanti, perché non diceva a me che ero seminarista, insomma, non è che ero un pagano peccatore, insomma, ancora da. Sai, Leonardo mi diceva, sai cosa dicevano alcuni nostri cari padri della Compagnia di Gesù? Che il 70% dell'esame di coscienza sulla carità fraterna andrebbe fatto con le norme della buona educazione. Noi viviamo in un tempo di grandi maleducati. Ho già detto in un'altra omelia che il caro Monsignor Petrocchi scherzava su questa cosa parlando degli abitanti di Cafonia, i Cafoni. Il cafone è un maleducato patentato, cioè che ha dei modi, delle cose che se uno non ci avesse l'amore per il Signore sarebbe soltanto che da prendere a schiaffi, ma fagli la faccia così, proprio detto proprio fuori delle righe. È diffusa questa cosa oggi. Tanto che Vasco Rossi che canta voglio una vita maleducata, oggi siamo quasi tutti ce l'hanno, capito? Dobbiamo fare attenzione a queste cose qui. Noi dobbiamo essere esemplari su questo, non possiamo e non dobbiamo permetterci il lusso di scandalizzare le persone, perché i maestri di spirito dicono questo: se tu fai 40.000 digiuni, per carità, un'opera grandissima, converti un sacco di peccatori, ma che tu fai digiuno, se lo fai come Gesù vuole, non lo sa nessuno, perché il digiuno è segreto, lo sai tu e Dio. Se tu fai tante preghiere, ti passi tutta 40 la notte in preghiera, non lo sa nessuno, perché tu stai in camera tua, d'accordo? Se tu fai la grande elemosina, Gesù dice quando fate l'elemosina non sappiano da destra quello che fa a sinistra, la fai in segreto, non sa nessuno, ok? Ma se tu tratti male le persone, lo vedono tutti. Se tu sei un chiacchierone, lo sentono tutti. Se tu sei un pettegolo, le cose che dice sempre il Papa, lo sentono tutti. Se tu sei un maldicente, lo sentono tutti. E questo scandalizza, cioè sono cose magari anche meno gravi, ma che sono visibili. Per questo i maestri di spirito hanno sempre raccomandato la cura. Capite? La vigna è curata dai vignaioli, ma con la nostra cooperazione, capite? Quindi i vignaioli dicono fai così e fanno così nel bene tuo, capite? Dobbiamo fare attenzione a queste cose. C'è un secondo ambito di applicazione, poi concludo, quindi la vigna del Signore è il suo popolo, d'accordo? Come collettività. Ma come abbiamo visto nelle settimane scorse, la vigna del Signore è anche la nostra singola anima, perché la nostra anima, figlioli miei cari, è uscita da Dio stupenda. Tutte le anime che Dio ha creato sono tutte bellissime, tutte. State tranquilli che tutti voi che state qui, quando siete usciti nel momento del concepimento dalla mente di Dio, eravate stupendi, che se uno si potesse vedere quanto era bello, diceva mamma mia, e questo vale per sé e per tutti. Il problema è che molte volte noi teniamo a contatto con gli esseri umani e tutta questa bellezza la vediamo un pochino smarrita. Che è successo? È successo che ci siamo ridotti allo stato bravo. Allora, come Dio si prende cura di tutto il suo popolo, così si prende cura, attenzione, di ogni singola anima, dicono i maestri di spirito, attenzione, come se fosse l'unica. Siamo noi che molte volte non ci accorgiamo delle cure che Dio si prende di noi, oppure di nuovo pensando di essere già perfetti, bravi, tutto quello che dobbiamo fare, cioè che sono sempre gli altri problemi, noi siamo completamente tetraboli, quindi anestetizzati, insensibili ai richiami che il Signore ci fa attraverso la sua grazia, attraverso le persone che ci invia, attraverso una predica che senti, un libro che leggi, un articolo di un giornale, sono un evento della tua vita, sono infiniti i
modo in cui il Signore cerca delicatamente di entrare dentro la nostra vita, di curare la nostra vita, di migliorare la nostra persona. Capite? Nessuno di noi è perfetto. Tutti sono d'accordo a dire, ah, io non sono perfetto. Però c'era sempre un altro mio caro amico sacerdote che dice, ah, io non sono perfetto. Oppure dice, ma tu sei peccatore? Ah, sì, siamo tutti. Mi dici che peccati fai e quali imperfezioni hai? Provate un attimo, no? Ditelo nel cuore da solo. Perché ordinariamente che succede? E questo è un segno della nostra molta grande imperfezione. Provate a pensarci nel cuore, non dovete dire a me. Allora, quando una persona è ancora abbastanza acerba, quindi molto distante nel cammino di santificazione, che cosa fa? Se gli dici un po' di difetti vuoi, devo cominciarci a pensare parecchio. E forse te ne dirà qualcuno, forse. Ma un po' di difetti di quelli che stanno intorno, capito? Comincia a retrogare. Poi facciamo il contrario, dimmi un po' di pregi poi, io non faccio niente di male, se posso aiutare qualcuno lo faccio, se posso tornare una sera la faccio, sono impegnato in quest'altro, faccio questo servizio, dimmi un po' di pregi delle persone che ti stanno intorno e cominciamo a balbettare. Io sto facendo adesso un percorso anche con i ragazzi qua, sapete che ci sono dei percorsi bellissimi che fanno un pochino male, sono pericolosi, sapete? Noi abbiamo vissuto quando eravamo in seminario, c'era questa cosa fa molto male, però è molto costruttiva. Sapete qual era questo esercizio che ci facevano fare i nostri formatori? Allora, in segreto, io penso a una persona, se meno adesso ci conosciamo tutti, no? Io penso a una persona e scrivo Leonardo secondo me ha questi difetti, e c'ha questi pregi, in segreto si faceva su tutti, e poi tu andavi a riprendere il bigliettino tuo e vedevi come ti vedono gli altri, certi colpi migliori e cari, capite? Però se tu c'hai un bigliettino dove quattro persone ti scrivono tu sei un arrogante, che vogliamo fare? Io penso di essere tanto umile, d'accordo, ma quattro persone mi dicono che sono arrogante, mi vedono così. Chi vede meglio? Un occhio che tra l'altro non è capace di vedersi se stesso, o quattro occhi che ti vedono da fuori? È evidente. Oh, e qui poi entra, che facciamo? Diciamo, no, non sono arrogante, io sono umile, questi non capiscono niente, e continuiamo, quindi capite che non si fa curare, oppure dici, signore mio, sono arrogante. Brutta cosa, l'arroganza è proprio una bruttissima cosa. Ci rimbocchiamo le manine, cominciamo a dire un po' dei rosari, e cominciamo a stare attenti ai nostri comportamenti, per cercare di essere un po' meno arroganti, piano piano, perché sicuramente da oggi a domani non levo questo campo. Ci vorrà del tempo, la stessa cosa vale per chi è irascibile, per chi è raduno, per chi è tirchio, per chi è invidioso, ce l'abbiamo una montagna di cose. Allora, il problema è questo qui, il nostro Signore ci lascia liberi, se tu non ti fai curare, fa come ti pare, ma sarai una vigna selvatica. Cioè sarà un prospero, cioè una persona che appena si muove un giro fa solo che danni, perché non c'è niente da fare, la vigna trascurata produce vigna selvatica, solo la vigna curata produce vini buoni. Ripeto, vigna curata vuol dire lasciarsi curare da Dio come popolo e come singoli e assecondare l'opera della sua grazia, che mano a mano che ti fa capire qualcosa, con umiltà tu te la prendi e cominci con calma, piano piano, a cercare di lavorare un po' su te stesso, questa è l'ascesi. Hanno sempre insegnato in questi di spirito per crescere e migliorare le virtù. Cosa dice San Paolo? E concludo. Non angustiatevi per nulla. Questa è l'immagine della vigna buona che si fa curare. Quindi non mi angustio, anche se c'è qualche difetto, lo riconosco e ci lavoreremo. In ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste. Prega. Mi sono scoperto che sono un tirchio nato. Che brutta cosa, signore mio, abbi pietà e comincio a darmi la mano a levarmi da questo carico, d'accordo? Con le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E soprattutto mantieni sempre la pace di Dio che sorpassa l'intelligenza, custodisca il tuo cuore. Quella è un'altra spia, se stiamo o non stiamo camminando nei confronti bene con Dio. La pace che ti porti nel cuore è una spia inconfondibile. E poi dici, vuoi prenderti cura della tua anima? Bene, ma che cosa bisogna pensare? Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. E cerchiamo di crescere sempre di più nel bene. Poi San Paolo dice una cosa che io non la ripeto con lui, però ogni rappresentazione
rappresentante del Signore dovrebbe poter dire una cosa di questo genere, ma questo non bisogna dirsi da solo, bisogna lasciare che siano gli altri a dirlo. E dice queste parole: ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato, creduto in me è quello che dovete fare. Con San Paolo, era superbo. Però lo dice, capite? Perché ogni ministro di Dio, che cosa ci ricorda come ministri di Dio? Che anche se San Paolo è un altro discorso, d'accordo? Noi no. Quindi questa non è una frase che un ministro di Dio può autodirsi di se stesso, deve lasciarlo dire agli altri. Però tu, ministro di Dio, devi pensare che gli altri devono dire questo di te. Perché non basta che tu predichi, come diceva il vescovo qualche giorno fa, durante l'omelia per l'ordinazione del nostro caro amico. Noi stiamo sempre predicando, d'accordo? Però prima della predica bisogna fare la pratica, capito? Prima della predica c'è la pratica. Perché dice San Girolamo: te se inceppa la lingua, se quello che predichi non lo pratichi. E le persone che ti ascoltano non possono dire: è stato da loro a parlare della carità, e proprio non sono uscito, ma ho una risposta da cafone, d'accordo? Perché la predica è bella che finita, capito? Questa vale per la predica dei preti, certamente in primis, ma vale anche per i nostri comportamenti da poveri laici, perché basta che tu metti il piede in chiesa e già stai sotto tiro, stai sotto attenzione, dice: vediamo questo che va messa a battersi il petto, che fa o che non fa. Quindi, certo, la nostra responsabilità è più grande, ma più o meno stiamo tutti nella stessa barca e chiediamo al Signore che ci guidi e ci aiuti. Bene, vediamo la Madonna che stiamo festeggiando in questi giorni, che sia al nostro fianco e che ci aiuti a prenderci cura della nostra anima e che soprattutto ci aiuti ad aprirci e ad aprire il cuore, a farci curare da Dio e qualche volta pure dalla Madonna, che ha tante cose buone da dirci e da darci, solo che gli apriamo il cuore e l'accogliamo nella nostra vita. Siamo lodati Gesù e Maria.